ci sono una serie di casi di tricotillomania che ho trattato usando lo scotch. Ora vanno fatte alcune premesse fondamentali. La prima è che so che alcuni non addetti ai lavori potrebbero vedere questo video e, come dico sempre, questo genere di video non è per voi. È pensato per psicologi fatti e finiti che non pensano che in un video di 5-6 minuti ci possono essere tutte le informazioni, anzi possono prendere quelle che stanno qui e contestualizzarle. Non pensano neanche che sia un approfondimento, anzi pensano che da questo video poi arrivano a fare un approfondimento tramite altri canali. E non è tutto, perché in secondo luogo i suddetti addetti ai lavori sanno che la tricotillomania è un problema eterogeneo e questa è una cosa da considerare. Ad esempio, corre lungo un continuum che va dal giocare costantemente con i propri peli o capelli fino a strapparli ogni tanto, a strapparne tanti o arrivare a crearsi una vera e propria alopecia. A questo poi potremmo aggiungere la tricofagia, cioè il mangiare i propri peli e capelli e via dicendo. Questa premessona, che mi sarà già costata il 50% degli utenti, però è vitale. Ad esempio, Duke e collaboratori, nella loro Systematic Review del 2009, Tricotillomania a Systematic Review, identificano tre sottotipi che devi tenere presenti. Ovviamente non ho stampato la Systematic Review di Duke, questo è il primo libro che mi è capitato sotto mano. Uno, la tricotillomania a esordio precoce, early onset, che in genere compare prima degli 8 anni e nella maggioranza dei casi, non in tutti, se ne va senza bisogno di fare alcun intervento. Non in tutti, perché in un 6% di casi invece c'è bisogno di fare una terapia, perché continua fino all'età adulta. In molti casi che ho visto, effettivamente erano early onset, iniziati nell'infanzia della persona. La tricotillomania automatica, cioè un giocare, strapparsi i capelli senza esserne cosciente, al di là dell'attenzione cosciente della persona, lo fa in automatico mentre sta facendo altro, e questo riguarda il 75% dei casi. E alla fine c'è la tricotillomania focalizzata, che riguarda più o meno il 25% dei casi, a esordio solitamente intorno all'adolescenza, e dove la persona invece ha abbastanza alto livello di consapevolezza di ciò che sta facendo. Ecco, caro psicologo, sei contento adesso di avere la tua bella classificazioncina? Bene, buttala. Sì, perché lo stesso Duke dice che in realtà i sottotipi spesso si mixano tra di loro, i casi che vediamo sono più un mix di questi tre, e che alcuni hanno questa tensione crescente che li porta per strapparsi i capelli, mentre altri no. Insomma, devi studiare. Volevi tutte le risposte all'interno di questo video? No, mi dispiace, devi studiare. Quindi chiudi subito YouTube, vatti a stampare la ricerca di Duke e a studiare. La terza premessa è che ora che ti spiegherò la tecnica dello scotch, se vogliamo chiamarla così, non è che potrai andare in giro a scocciare i tuoi pazienti. Ti invito invece a capire la logica che c'è sotto, perché altrimenti saresti soltanto un professionista mediocre che si vede un video di 5 minuti e pensa di aver trovato la soluzione definitiva alla tricotillomania. Capisci da te quale sarebbe l'errore. Insomma, che ci faccio con lo scotch? Prima di tutto, quello che faccio in queste situazioni è un'accurata indagine del problema, di come funziona, e qui spesso trovo una cosa interessante. Chiedendo in prestito la soluzione alla persona, spesso ravviso che in molte c'è per l'appunto una mancanza di consapevolezza. Cioè la persona si strappa i capelli senza rendersi conto di starlo facendo. Ora, nei miei studi degli interventi che funzionano più brevemente, ho visto sia nella letteratura in generale, sia proprio nella Systematic Review di Duke, che uno dei modi migliori per contrastare la tricotillomania è quello di usare degli interventi di Habit Reversal Training. E che sono? Semplificando al massimo, si tratta di comportamenti che sono in contrasto, di insegnare dei comportamenti che sono in contrasto con il comportamento di tirarsi i peli. E qual è una delle cose più difficili da fare nel tirarsi i peli? Farlo con i polpastrelli scocciati. Alcune persone si tirano i peli o i capelli in luoghi e momenti precisi, altre invece lo fanno un po' ovunque. Quello che gli vai a chiedere è di portarsi con sé un rotolino di scotch e nel momento in cui si rendono conto di star strappandosi i capelli, iniziare a
mettersi lo scotch sui polpastrelli, generalmente su pollice e indice. Qui però c'è una piccola nota. Infatti, come hai visto nei tre sottotipi, alcuni ti puoi aspettare che riescono ad anticipare la cosa, cioè a rendersi conto che stanno per farlo, altri invece iniziano a farlo e dopo si rendono conto. Non fa niente. Tu gli dirai che nel momento in cui ne diventano consapevoli si devono scocciare i due polpastrelli. Ecco, usato questa tecnica, appunto sfruttando la logica degli interventi di habit reversal training, perché scocciarsi le dita da un lato renderà ovviamente praticamente impossibile strapparsi i capelli, ma dall'altro aumenterà la consapevolezza della persona sul comportamento che sta mettendo in atto. E questo vuol dire che tutte le prossime volte ne sarà per l'appunto più consapevole. Questo da un lato rende il comportamento pressoché impossibile da attuare e dall'altro aumenta la consapevolezza della persona rispetto al suo comportamento, così che gradualmente diventa anche in grado di anticipare lo strapparsi i peli e i capelli. Ora, fai caso a una cosa. Per quanto bizzarra e strana, non è che ho ideato questa tecnica perché me andava di far così, perché me sentivo che potesse una tecnica utile, no. Ho studiato la letteratura, ho cercato di capire un pochino la logica e ho iniziato ad applicarla con le persone che vedevo a studio. Il messaggio che ti voglio far passare è che non puoi andare in giro a scocciare le persone o a ideare delle tecniche perché te la senti. Deve esserci sempre uno studio sistematico dietro che ti conduce ad adottare una certa logica, una certa strategia, a inventare anche una certa tecnica per la persona specifica che hai di fronte. Detto questo, la tecnica è tutta qui. La tecnica, vada bene, ovviamente ci sono poi gli aspetti di relazione, di comunicazione, ma non li affronto in questo video. Nella mia esperienza, in poche sedute il comportamento tende a scomparire completamente o a ridursi notevolmente. Ovviamente bada bene una cosa, non sempre questo sarà l'intervento adatto per tutte le persone o l'unico da applicare per tutte le persone. Per l'appunto, come dice per esempio Giorgio Nardone nell'intervista che gli ho fatto, c'è tutta la parte comunicativa e relazionale, nonché l'originalità della persona da tenere in considerazione. Quindi assicurati di studiare abbastanza da saper padroneggiare problema-intervento e da saper individuare come adattare quest'ultimo alla persona che hai di fronte, altrimenti il rischio sarà quello di rimanere appiccicato a una tecnica. Mamma mia, aspetta, guarda. Tac, come nuovo.